È ancora in corso la conta dei danni dopo l'incendio che ieri sera ha interessato il piano zero della palazzina ex Calcit a pochi passi dall'ospedale San Donato di Arezzo. Come sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo? Potrebbe ammontare a tanto. La conta dei danni per ora non è stata fatta, servono delle misure, delle verifiche. Lunedì faremo le prime verifiche sulle sostanze che si possono essere depositate sulle pareti, ai piani più alti, prima di poter far riaccedere persone malate o persone in terapia in questa struttura. E poi scenderemo a contare i danni dove effettivamente ci sono stati. Per fortuna lo spazio è molto limitato. La zona dell'angiografia come superficie in metri quadrati è abbastanza limitata. A prima vista ci sono dei danni sulla parte impiantistica, sia degli impianti di climatizzazione che degli impianti elettrici, soprattutto nel locale dove si sono sviluppate le fiamme. La macchina non sembrerebbe particolarmente sciupata, ma sempre a un esame così visivo che abbiamo fatto, poi saranno gli specialisti che dovranno dirci se, cosa e quanto è recuperabile. Ecco, per macchina si intende l'angiografo che... L'angiografo, 450 nello specifico questa macchina è costata, quindi sì, va capito, però molta fuliggine in tutti i locali, ma per esempio la sala comandi non ha avuto grossi danni, non è entrato calore. È stato limitato negli spazi di disimpegno fuori del locale angiografo soprattutto. Dove potrebbero essere partite le fiamme? Si parla di un sensore. Penserei di no, un sensore. Stiamo valutando perché ci sono dei punti che hanno attirato l'attenzione, dobbiamo confrontarci con i vigili del fuoco che sono intervenuti e che quindi hanno visto prima di noi la situazione e che quindi avranno, anche per esperienza, sicuramente delle indicazioni da darci su quale può essere stata la causa. In questo momento noi delle cause evidenti e sicure, non siamo ancora riusciti a individuarle. Però si esclude comunque la pista dolosa, l'ipotesi al momento è quella di un cortocircuito. Assolutamente, probabilmente sì, vorremmo assolutamente che questa pista potesse essere totalmente esclusa.